Una santa serata a tutti, amici carissime, e bentornati o ben ritrovati, in particolare a chi sta seguendo la diretta, ma anche a tutti coloro che ascolteranno la differita di questa sesta puntata del ciclo di catechesi Vizi e Virtù, in cui dobbiamo stare purtroppo ancora nella cattiva compagnia, pessima compagnia della superbia. E di cui nella puntata precedente abbiamo conosciuto i fratelli gemelli, un fratello e una sorella, veramente. Quindi l'orgoglio e la vanagloria. Ecco. E di cui oggi conosceremo le sette stramaledette figlie, ecco, alcune delle sette teste malefiche, o meglio, sette. Più che teste, appunto figlie proprio, quindi cioè frutti potremmo anche chiamarli, quindi conseguenze, quindi ramificazioni ulteriori di questo orrido e folle vizio, come abbiamo visto. Questo è il vizio folle per antonomasia, e il vizio folle per antonomasia produce comportamenti, come vedremo, cose similmente insensate, ecco. Stolte, foriere di danni e tanto altro, insomma. Allora, vedremo che la superbia, oltre a questi appunto fratelli gemelli che abbiamo visto e alle figlie, avrà anche diverse specie e ben 12 gradi, quindi ci aspettano ancora questi step ulteriori per esaurire l'argomento. Conoscere le figlie, conoscere le specie, poi tenuti per mano da San Bernardo, che ha scritto un'operetta che è un capolavoro, e si raccomando di leggere se si trova in giro, non è tanto facile trovarla, I 12 gradi dell'umiltà e della superbia, no? Che mostrano praticamente come la superbia e l'umiltà si possono mettere in scala su 12 gradi, no? Dove praticamente il primo grado della superbia il suo opposto, insomma, ecco, nelle forme opposte dell'umiltà. Molto 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 bello. Vedremo se credo che riusciremo a dare un'occhiata anche a questo prima del termine della nostra analisi. Allora, andiamo un pochino a vedere oggi le sette figlie della superbia, che anzitutto le nominiamo, poi cercheremo di andarle a scandagliare. Sono la discordia, la contesa, la millanteria, la pretesa di novità, l'ipocrisia, la pertinacia e la disobbedienza. Queste sono, che cosa significano appunto figli? Cioè, quando uno si comporta in questo modo, in uno di questi modi che adesso andremo a focalizzare, significa che sta agendo sotto la mozione della superbia. Perché abbiamo visto che la superbia è un vizio spirituale, quindi che poi però deborda in comportamenti concreti. Allora, la discordia e la contesa, ecco, sono due mondi abbastanza affini, anche se distinti. Cominciamo dal primo, la discordia. La discordia è l'opposizione della volontà propria a quella altrui. Discordia significa non essere d'accordo, no? Ossia, attenzione, la pretesa di imporre sempre e in ogni circostanza la propria volontà o la propria posizione su quella degli altri, rifiutando di accogliere con umiltà e amore e con rispetto le posizioni legittime o anche discutibili del prossimo. Quante discordie derivano dal fatto che si vuole semplicemente cercare di imporre la propria volontà, che non va imposta mai. Ma figuriamoci poi nelle cose opinabili e discutibili.
Pensiamo a quante, veramente a quante contese, a quante discordie nascono semplicemente dalla mancanza di rispetto. Cioè, le persone la pensano diversamente da noi, grazie a Dio, hanno abitudini diverse, hanno punti di vista differenti. Cioè, le cose su cui non è lecito essere, come dire, in discordanza sono quelle, in teoria, che in teoria, cioè sono quelle che riguardano la fede, la morale, la verità oggettiva, che non sono tante. Però, attenzione, noi dobbiamo sempre tenere presente nel nostro agire quello che fa nostro Signore e imitarlo. Allora, il fatto che una persona si sbagli, quindi stia su posizioni oggettivamente erronee, e quindi è inevitabile che io non posso essere d'accordo con lei, però non significa che questo mi autorizzi, per esempio, a mancare di rispetto. Colui che è mosso da spirito di discordia, poi lo vedremo nel particolare della contesa, che è uno step successivo, non rispetta la libertà, che è certamente arbitrio quando cade nel male, ma il nostro Signore lo rispetta il libero arbitrio, sì o no? Ci permette, anche se non ci autorizza, diversa la cosa, eh? Quindi ci permette, ma non ci autorizza, e certamente non approva, di sbagliare, di peccare? Sì, purtroppo. Purtroppo, non purtroppo, perché quello che lui fa è fatto tutto quanto bene. Sì, perché lui ci porta e ci guida verso il bene, verso il bene e verso il vero, come? Con dolcezza, rispettandoci, non prendendoci a bastonate anche quando stiamo sbagliando, non violentando la nostra volontà. Non fa così il nostro Signore. Allora, il superbo fa due cose. O impone la propria volontà e quindi va in discordia con il prossimo su cose, ripeto, del tutto opinabili. Pensiamo su quante liti familiari dipendono da questo fatto qui, no? Cioè, la pensiamo diversamente. Come, cioè, pensiamo alle questioni tra marito e moglie, tra suocera e nuora, cioè, su cose le persone sono diverse da noi. Pensiamo a quante, cioè, uno ha una certa idea di come, che ne so, deve essere tenuta la casa, di come devono essere educati i figli, eccetera, eccetera. Ecco. Per carità, un'idea anche buona, legittima. Ma la nuora ha un'altra idea, che non è detto che sia tutto sbagliata. Ma siccome io penso che la mia sia l'unica giusta o la migliore, paffete, la devo imporre al prossimo. Questo è proprio un esempio sciocco, è proprio un esempio stupido, se vogliamo, però ci fa comprendere. Allora, la persona umile accetta che ci siano persone che la pensano diversamente e le lascia pensare diversamente. Se il pensiero diverso è oggettivamente sbagliato, la persona umile vedrà, se è possibile, come dire, entrare in un dialogo rispettoso e dolce per far riflettere la persona, provandoci, però, capite, cioè, fa un piccolo tentativo, fa una piccola avance, dopodiché fa un passo indietro. Se vedete che la persona è chiusa, fa un passo indietro. Io, cioè, queste sono catechesi, vi raccomando, cioè, quando una persona si vede che non è flessibile, quando sta sbagliando oggettivamente, ma non è flessibile, quindi non è disponibile ad accogliere una correzione, dopo uno ha fatto un piccolo tentativo, deve fare un passo indietro. Comincerà a sbancare il cielo con la preghiera, e se bravo anche col digiuno e col sacrificio, con la conversione di quella persona, ma noi non possiamo entrare in discordia manifesta imponendo la nostra volontà anche giusta, perché Dio non fa così, molto semplicemente.
Gesù non fa così, la Madonna non fa così. Ok, secondo step, la contesa. La contesa è anzitutto, diciamo così, si ha quando questa rinuntanza a piegarsi e accomodarsi alla volontà altrui, anzi piuttosto imporre la propria, si manifesta non solo con idee e comportamenti o anche con parole, ma con parole che poi diventano brutte. Allora, polemiche, insulti, offese, mortificazioni gratuite, umiliazioni inferte al prossimo. Allora, figlioli miei cari, purtroppo queste cose non si possono fare. Non si possono fare. Non si possono e non si devono fare. Allora, lo Spirito di Dio rifugge dalla polemica. Io, per esempio, se posso esprimere un parere personale, qui ci tengo insomma a dire, non voglio certamente. L'ambiente da talk show non è un bell'ambiente, non è a mio avviso un ambiente né da frequentare come protagonisti, ma neanche da osservare come spettatori. Cioè, i climi in cui vengono generalmente tenuti questi eventi, che sono climi, diciamo così, volti sempre alla spettacolarizzazione, come dire, sono humus, sono ambienti ideali per provocare polemiche, insulti, offese, umiliazioni. Così sempre poi il soggetto della situazione è spesso e volentieri quello che la pensa dritta o giusta. Vadano, diciamo, dei buoni figli di Dio, anche dei sacerdoti, in certi ring, dove sicuramente saranno presi a pugni a sangue, quindi cioè, non sapranno più dove andare a parare i colpi. Cioè, che a un certo punto, cioè, o taci, come il Vangelo ti impone, però veramente allora è inutile che ci sia andato perché vieni completamente sopraffatto, o rispondi, ma il problema è che in un'arena del genere non è possibile comportarsi secondo i canoni evangelici, però noi dobbiamo comportarci secondo i canoni evangelici, capite? Però così non c'è ragione di esistere, perché noi, a meno che non ci sia, per esempio, un moderatore del talk show molto molto rispettoso, cioè noi, il modus con cui noi ci poniamo è sempre un modo propositivo e rispettoso. Quindi che cerca di far ragionare le persone sulla base della forza della verità, certamente spiegandola e proponendola, ma non si lascia poi si travolgere insomma nella rissa. Non è quello l'ambiente ideale. Le persone non si convincono a forza di polemiche, a forza di insulti o a forza di offese. Quando noi vediamo, ripeto, una persona non è aperta al dialogo sincero, quindi ad accogliere e a confrontarsi con quello che lei ritiene essere un punto di vista diverso dal suo, però, ripeto, noi dobbiamo scendere in campo solo quando è in questione la verità, la fede o la morale, perché lì non ci sono margini per poter dire a una persona: ah no, va bene, tu la pensi diversamente, ma tanto è uguale. No, non è uguale. Ecco. Però, se la persona non ha questa disponibilità, pensiamo poi agli insulti. Gli insulti non si possono fare. Noi non possiamo insultare il prossimo, non possiamo offendere il prossimo, non si può fare. Gesù nel Vangelo ce lo proibisce. Se qualcuno dice al prossimo stupido, sarà sottoposto al sinedrio. Chi si adira sarà sottoposto a giudizio. Chi gli dice pazzo, un'offesa ancora più grande, ancora più distruttiva, sarà sottoposto al fuoco della Gehenna, se ne va all'inferno. Quindi la contesa, quindi questo spirito,
è dipendente dalla superbia e ordinariamente, ripeto, va a prorompere insulti, offese, vogliamo aggiungere volgarità, cioè, chi mi conosce dopo divento monotono, cioè, le volgarità bisogna bandire. Pensiamo al clima sotto questo punto di vista, al clima da social networks, no? Cioè, Facebook e Twitter, tanto per fare due nomi di quelli un pochino più, cioè, a volte proprio si scade in, cioè, come dire, in cose che sono assolutamente inaccettabili, d'accordo? Io personalmente non sempre ho tempo e modo di stare a controllare tutto quello che accade, grazie a Dio c'è qualcuno che mi aiuta, ma non in tutti quanti i social, no? Cioè, io dico, capisco, dice che c'è una libertà di espressione, ma certo che c'è una libertà di espressione. Uno può anche, come dire, si può dire tutto, d'accordo? Si può dire tutto. Io conosco, ho ascoltato, ho letto, ho sentito persone, semplici laici, sacerdoti, vescovi, che hanno sottoposto a critica garbata e costruttiva l'operato di altri confratelli, magari senza fare il nome, o anche di qualcuno più in alto ancora. D'accordo? Per carità, non è che uno deve, necessariamente, come dire, uniformarsi, o non ha la possibilità di esprimere un'istanza critica, come dire, un dissenso, per carità. Dico però, cioè, dico, con tutto rispetto, cioè, questo è un social, è una piattaforma, cioè, di un sacerdote, cioè, non si può, come dire, insultare grossolanamente il prossimo, meno che mai, insomma, membri appartenenti alla gerarchia cattolica dentro un profilo di un sacerdote. Chi mi conosce lo sa bene, non è che io voglio fare l'avvocato delle cause perse, cioè, io l'avvocato l'ho fatto poco quando potevo farlo, ma non avrei mai fatto l'avvocato delle cause perse. Non ci si nasconde sotto un dito. Nessuno nega, io meno che mai, insomma, no? Che non sempre, non dovunque, per usare degli eufemismi, cioè le testimonianze, i comportamenti di cristiani, di battezzati e anche di ministri, siano certamente, non siano riprovevoli, per carità, sì, lo sono, d'accordo, se ne sentono tutti i colori oggi in giro, però c'è modo e modo per contrastare queste forme di espressioni del male. C'è modo e modo. C'è l'attacco diretto, oppure c'è, come dire, un modo indiretto per farlo. C'è l'insulto, oppure c'è la critica garbata, cioè la messa in evidenza serena del fatto che quella certa posizione appare, è sempre meglio usare termini, non è, è così, cioè, se uno ha capito bene, appare in questo modo qui, a meno che non sia spiegata, a meno che non sia circostanziata. Quindi questo stile io sto cercando di impararlo, d'accordo, anch'io, ma dobbiamo impararlo tutti quanti, perché usare un altro stile significa cadere nella superbia, anche se c'è ragione, anche se quello che dice è giusto, anche se il rilievo che fai è fondato. Spero di riuscire a trasmetterle queste cose. Cioè, noi dobbiamo tendere ad uno stile che ci caratterizzi come figli di Dio, come discepoli di Gesù. Gesù ha detto di sé: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. È più facile vomitare veleno, dare addosso, sdegnarsi. Ma San Paolo dice: scompaia ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza con ogni sorta di malignità. Ripeto, questo non significa prendere tutto per buono. Adesso lo vedremo quando si parlerà qua della disobbedienza, in che senso si deve intendere la disobbedienza, d'accordo? A chi, come e in che senso, d'accordo? Quindi
vedremo che l'obbedienza non è, come dire, l'appiattimento, cioè che qualunque cosa ti venga detta da qualunque fonte, in qualunque modo, su qualunque materia, ad esempio, signor sì, punto e basta. Signor sì, punto e basta si dice sempre quando l'ordine parte da Dio, quindi quando l'ordine parte da Dio con certezza non c'è nessun problema. Quando invece parte da coloro che Dio rappresentano, ordinariamente è signor sì. Poi vediamo però, cioè, ordinariamente è signor sì, però vediamo, ecco, perché, perché vediamo, perché l'autorità, vedremo, ha degli ambiti e dei limiti in cui deve muoversi, non può abusare del proprio potere, né può andare contro la giustizia, né può andare contro la verità, perché altrimenti viene, cioè perde il diritto di essere obbedita, perché non possiamo noi, per compiacere, come dire, in maniera servilistica, ecco, in maniera cortigiana, oserei dire, l'autorità umana, sia essa civile o addirittura anche, può succedere, è successo nel corso della storia ecclesiastica. San Pietro dice che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Non possiamo fare questo qui quando ci si trovi dinanzi a cose di questo genere. Ecco, quindi non è che avere un certo stile significa mettersi in una situazione, come dire, di servilismo, come dire, assoluto e a tappetino, nel senso che va bene tutto. No, però c'è modo e modo di esprimere un dissenso, una critica, una posizione divergente. Questo noi dobbiamo impararlo, perché qui ci sta di mezzo il Vangelo, ci sta di mezzo soprattutto l'umiltà, perché quando cadiamo nella superbia, punto interrogativo, ecco. Altra cosa. Prima di passare all'ipocrisia, o meglio alla millanteria, scusate, per chiudere, essere umili, per dirlo, che non vuol dire acconsentire a tutto, dire sempre di sì, però cambiano sempre completamente i modi con cui il disaccordo si manifesta o si esprime a parole, perché un conto è agire con superbio sprezzo, spirito di contesa e di discordia, un conto è farlo con umiltà e carità. La regola dell'umile è che fino a quando è possibile è pacifico, accondiscendente, però esprime, se necessario e importante, soprattutto se in causa, ripeto, la verità o la giustizia o il Vangelo, la morale o il magistero della Chiesa autentico, quindi pagatamente e dolcemente, a tempo, luogo e modi opportuni, il proprio parere, però sempre presentandosi con modestia e con rispetto, e mai, come dire, usando toni come se uno fosse titolare del quinto Vangelo, che non esiste, però ogni tanto qualcuno pensa che lo ha scritto lui, insomma, che questo si debba giusto a porre ai quattro che già ci stanno, però i Vangeli sono quattro, non ce ne sta un altro. Ecco. Ora, la millanteria è un comportamento particolarmente odioso che a tutti quanti noi dà enorme, certamente, fastidio quando lo vediamo. La millanteria consiste nell'aumentare falsamente la parvenza di eccellenza. Abbiamo visto che la superbia è l'amore, la brama della propria eccellenza, di essere il numero uno. Se io mi invento titoli inesistenti, meriti inesistenti, cose inesistenti per apparire ancora di più il numero uno, ecco, sono uno che sta cadendo nella peccato di millanteria. Nel linguaggio comune questo peccato, che è una delle figlie della superbia, viene indicato come boria, come spocchia, se vogliamo.
il personaggio del bullo, dello spaccone, che non solo si vanta, ma si gonfia, come dice San Paolo, no? Nella carità. La carità non si vanta, e il vantarsi è la vanagloria, l'abbiamo già visto, ma nemmeno si gonfia, cioè non si pompa, addirittura andando a ricorrere a ciò che non c'è per apparire grande o più grande. Ah, attenzione, che oggi purtroppo, che vogliamo fare? Questi comportamenti ce li abbiamo, come dire, all'ordine del giorno. L'umile non soltanto non si gonfia, ma l'umile nemmeno si vanta, quindi nemmeno presenta al prossimo i propri titoli, anche reali esistenti, a meno che, come capita qualche volta anche nella Sacra Scrittura, San Paolo ogni tanto è costretto a tirare fuori alcuni attributi, ma deve farlo per salvaguardare un bene più grande. Lui lo fa nelle sue lettere perché penso che sia noto questo qui, però lo cito perché capiamo anche un pochino in generale. In alcune comunità, come quella di Corinto, come quella della Galazia, stavano andando alcuni pseudo apostoli a sfasciargli tutto quello che aveva fatto di buono e a disperdere questi poveracci, a raccontare in giro che San Paolo era un ciarlatano e che invece il Vangelo vero era quello che dicevano loro, e San Paolo è stato costretto, come dire, per salvare queste persone, a doversi in qualche modo riaccreditare, cioè, questi cosa hanno fatto questi per amore? Questi super apostoli, li chiamo a un certo punto in una lettera, cioè, questi supermen del Vangelo, cosa avrebbero fatto? Ma te lo dico io cosa ho fatto, quali sono i miei titoli che mi porto dietro. E nei confronti di quello che ho fatto per il Signore, comincia a dire: ho fatto 5 volte naufragio, ho ricevuto, non mi ricordo se 3 volte o i 39 colpi, veglie senza numero. Quindi dice queste cose per dire: calma, prima di andare appresso a qualche falso profeta o a qualche ciarlatano, insomma, chiedetegli le credenziali, queste sono le mie, poi valutate voi a chi dovete credere. Quindi è chiaro che in questo caso non sta peccando di vanagloria, meno che mai di millanteria, perché le cose che dice sono vere, ma in quella circostanza dire quelle cose attinenti, ripeto, ai propri titoli è necessario per salvaguardare un bene più grande. Su queste valutazioni, che poi dobbiamo fare in coscienza, è sempre meglio essere un pochino, perché è sempre meglio dire qualcosa in meno che qualcosa in più. Ecco, però è da valutare. Un'altra figlia particolare è la pretesa di novità. Che cosa significa questo fatto? Potremmo anche chiamarlo, per capirci meglio, la singolarità, l'essere appariscenti, l'attirare l'attenzione, quindi ostentare cose inedite o del tutto singolari, in modo da essere lodati, notati e ammirati. E qui pensiamo anche adesso, cioè, figuriamoci, ai nuovi scandali che si inventano manifestazione dopo manifestazione. Adesso non vorrei fare nomi, ecco, pubblici spettacoli dopo pubblici spettacoli, cioè non si finisce mai di, come dire, scandalizzare, perché per inventarti qualcosa di nuovo non c'è nessun tipo di attenzione, diciamo, a quello che veramente poi supera proprio le soglie della decenza. Ma oggi purtroppo queste cose sono all'ordine del giorno, no? Quando vediamo queste cose, poverini, non si rendono conto probabilmente di quello che fanno, ma sicuramente chi li muove è il tentacolo della superbia. Quindi l'era della comunicazione e dei pubblici spettacoli esalta questo aspetto, ecco, dipendente dal vizio capitale della superbia. Oh, poi c'è l'ipocrisia. Superbo è anche ipocrita generalmente,
qui abbiamo l'esempio eccellente, non degli scandali nelle pubbliche trasmissioni, come abbiamo notato per quanto attiene alla pretesa di novità, ma qui abbiamo gli esempi evangelici. Chi sono gli ipocriti per antonomasia? Lo sappiamo tutti quanti. Gli unici che hanno, come dire, attirato gli strali molto severi di Nostro Signore, che Nostro Signore ha cercato di riportarli, come sempre fa, con dolcezza e con bontà alla virtù. Poi però, avendo visto che questi espedienti santi erano falliti, prima di andare incontro alla passione gliela ha cantati. Sono, sappiamo tutti quanti, insomma, no? I farisei, perché l'ipocrisia è l'ostentazione pubblica, quindi esterna, di inesistenti virtù o qualità al fine di essere lodati e stimati dagli uomini. Quindi attenzione che queste sono piccole sfumature, questo è San Tommaso d'Aquino che nota queste cose qui, no? Mentre la millanteria gonfia qualche cosa che in qualche modo, magari in forma embrionale, c'è, no, l'ipocrisia è una ostentazione di facciata di una cosa che non c'è, non c'è proprio. E anche sotto questo punto di vista oggi assistiamo a spettacoli veramente, poco edificanti. Ecco, tutti i dettagli della logica dell'apparire. E del primeggiare e del prevalere, eccetera. Il superbo, inoltre, è attanagliato dai morsi della pertinacia. Che cos'è la pertinacia? Altra antipatica e bruttissima figlia della superbia. La pertinacia è quella che noi comunemente chiamiamo la testardaggine, la cocciutaggine, o con termine un pochino più elevato, la caparbietà, il caparbio. Che consiste nell'impuntarsi e nel difendere ostinatamente e pervicacemente le proprie idee o posizioni anche dinanzi all'evidenza contraria. Attenzione che questo, specialmente in questi periodi, in questi tempi, non sarà difficile identificare la larga diffusione di questo vizio, la pertinacia. Quindi, il rifiuto di mettere in discussione le proprie granitiche convinzioni anche dinanzi a dei dati, spesse volte oggettivi, che te ne mandano in frantumi. Per forza, cioè a volte il pertinace, cioè per essere pertinace, deve mettersi nella posizione di chi si benda completamente gli occhi, quindi rifiuta volontariamente di vedere il punto di vista diverso dal suo. È terribile. Queste sono bruttissime cose, eh? Quindi Dio ci conceda la grazia, ecco, ci concedi la grazia di conservare sempre una mentalità aperta e flessibile, di non essere mai testardi, caparbi, pertinaci, cioè di non avere mai, ecco, la certezza assoluta che le nostre posizioni siano quelle giuste, che quello che sto facendo sia la cosa giusta. Io dico, per certi aspetti, ma lo dico in maniera ironica, però beati a voi. Per altri aspetti io dico Dio ce ne scampi e liberi, cioè un figlio di Dio quando matura certe convinzioni lo fa a volte con fatica, utilizzando i mezzi necessari a questo scopo, che sono innanzitutto la preghiera, il chiedere aiuto al Signore,
l'acquisizione poi delle conoscenze, delle competenze necessarie in ordine alle cose su cui dobbiamo farci una certa idea per prendere certe posizioni. E poi ulteriore discernimento, quindi come faceva la Madonna, portare queste cose nella preghiera, diciamo, alla luce di queste cose, come mi comporto, come faccio, e poi scegliere. Fermo restando che noi dobbiamo sempre avere quella porticina del cuore aperto, perché se ti sei sbagliato, e se ti sei sbagliato, chi ti aiuterà ad uscire da un possibile sbaglio se tu ti trinceri e non sei pronto a mettere in discussione le tue cose? Cioè, noi non dobbiamo avere paura di questo, perché se stiamo nel vero, nella verità, e questo sinceramente cerchiamo, e questo portiamo nella preghiera, non accadrà mai che il Signore permetta che andiamo a passare dalla verità all'errore. Non succede questo qui. Non succede. Però l'atteggiamento aprioristicamente caparbio, testardo, cocciuto, come dire, inflessibile, certo di possedere la verità, guardate che questo oggi io veramente sono impressionato, cioè sono colpito, ma sono anche preoccupato di vedere quanto queste cose sono diffuse. Cioè, qui pontificano tutti quanti, dall'alto della loro inflessibile, infallibile scienza, dando insegnamenti a destra e a manca, e tutti quanti devono adeguarsi agli insegnamenti inflessibili dati da destra e da manca, a volte smentiti e contraddetti dall'esperienza, dai fatti o da argomentazioni ferree, quindi fondate su basi oggettive. Poi, quindi ci guardi il Signore dalla pertinacia. Attenzione poi, questo per la persona che non è pertinace, non ha difficoltà a confrontarsi, a consigliarsi, quindi il confrontarsi e il consigliarsi, quindi siamo sicuri che la stiamo pensando bene. Beh, andiamo a fare un confronto costruttivo con una persona saggia e sapiente. Andiamo a chiedere un consiglio ad una persona saggia e sapiente. Anche gli uomini di governo, un vero uomo di governo non è mai un dittatore, mai. Perché il dittatore è una persona che è stupida. Quello che si pensa che siccome c'è il potere, possa e debba imporre sempre e comunque, politicamente, a tutti quello che lui pensa, o pensare che quello che pensa è sempre la cosa giusta. Un vero uomo di governo, e questo vale sia per il governo ecclesiastico che per il governo civile, è veramente grande, ed è un grande uomo di governo, se si sa scegliere dei buoni consiglieri. Tanto perché uno sappia un pochettino come funziona la Chiesa. In pochi sanno, per esempio, chi sono nella Chiesa i cardinali. Cosa stanno a fare nella Chiesa i cardinali? I cardinali fondamentalmente sono vescovi, non è che sono altro da un vescovo. Sono però nominati dal Papa. Perché li nomina il Papa? Perché i cardinali sono i suoi consiglieri, e quindi tra cui poi il Papa ordinariamente viene eletto. Cioè, che significa? Significa che quando il Papa ha delle questioni delicate, chi
chiede consiglio, si confronta. È chiaro che decide sempre lui, che la suprema autorità ce l'ha lui, ma si consiglia, si confronta con persone fidate e che sono state reputate capaci di collaborare con lui nel governo della Chiesa universale. Adesso non succederà mai, ma un papa che non chiedesse mai consigli ai cardinali, non cioè, per dire, non farebbe una cosa fatta tanto bene. E ripeto, è certo che lui, se anche tutti i cardinali gli dessero su una certa questione un parere difforme da quello che lui ha maturato, e lui in coscienza si mette davanti al Signore, ci prega sopra e è convinto che quella sia la cosa giusta da fare, per la grazia di Stato che c'è, per l'autorità che c'è nella Chiesa, può e deve fare quello che crede, anche prescindendo dai consigli e dai giudizi degli altri. Ma non chiederli a priori, ammesso che questo accada, non è mai una cosa fatta bene. Oh. E qui veniamo all'ultima figlia della superbia, con cui chiudiamo la nostra conversazione odierna, che è la disobbedienza. Allora, la disobbedienza, in senso stretto, è la trasgressione volontaria di un ordine proveniente da Dio. La disobbedienza, in senso stretto, quindi porta alla trasgressione, e quindi porta alla trasgressione volontaria, a quello che è proprio il costitutivo formale di un peccato. È chiaro che l'obbedienza è dovuta anche alle autorità legittime costituite, sia sacre che profane. Attenzione, nella misura in cui agiscono nei limiti consentiti dai loro poteri. E qui si apre un campo enorme. Un ordine palesemente ingiusto, oppure contrario ai divini voleri in maniera oggettiva, oppure esorbitante i limiti dell'autorità, cioè dato come abuso, non solo non obbligherebbe ad obbedienza alcuna, ma, ricorrendo questi casi, sarebbe male obbedirvi e, in nome della prudenza e della fortezza, in questo caso, occorrerebbe resistere ad un tale ordine e disattenderlo. Questo, attenzione, figlioli miei cari, perché è un concetto che deve rimanere fondamentale, perché qualora ci si mettesse in questo campo, l'obbedienza non sarebbe più una virtù, perché l'obbedienza, ricordiamo, è sempre data a Dio in primis e a quelli che legittimamente lo rappresentano. C'è sempre l'esempio macroscopico, insomma, questi esempi sono macroscopici, però non ci si può, come accadde a Norimberga da parte dei gerarchi nazisti, rifugiare dietro gli ordini dati da Hitler per compiere le peggiori nefandezze. Abbiamo fatto la strage delle fosse ardeatine, ma Hitler ci ha detto che dovevamo farlo, e quindi noi siamo membri, cioè lui è il capo del governo, noi siamo suoi collaboratori, ha detto di fare questa cosa e si deve fare. No. E qui, dentro l'ambito dell'obbedienza, come dire, alle autorità umane, entra in campo la coscienza, che deve essere ben formata. Cioè, la coscienza è il luogo dove si manifesta la persona, Dio e la sua volontà. Per cui, se si entra in quel classico conflitto di coscienza, non dipendente da scrupoli, attenzione, o da mala formazione o da scarsa formazione della coscienza, perché può essere anche questo, ma se c'è un conflitto oggettivo grave tra
una disposizione data dall'autorità è quello che la coscienza profondamente avverte, sono problemi. Sono problemi. Abbiamo il cardinal Newman, adesso è diventato santo di Santa Romana Chiesa, che ha scritto delle pagine molto molto edificanti e molto molto belle sotto questo punto di vista. Quindi ricordiamo sempre l'insegnamento fondamentale di questo grande santo canonizzato. La coscienza è il luogo dove si manifesta per noi l'esigenza della volontà di Dio. E quando la nostra coscienza, come dire, è turbata e ci impedisce di fare qualcosa, bisogna seguirla. San Tommaso d'Aquino dice che la stessa coscienza erronea, adesso spiegherò, obbliga, anche se è dovere di tutti quanti noi fare in modo che la coscienza non sia mai erronea. Che significa? Significa che se uno ha una convinzione di coscienza che si rivela poi oggettivamente sbagliata, ma il soggetto pensa che sia giusta, se la disattende quella convinzione pure erronea, pecca. Ripeto, non sono io che dico queste cose, quindi sto semplicemente riferendo. È ovvio, ed è per questo che noi dobbiamo fare sempre attenzione anche a ben formare la nostra coscienza, perché faccio subito un esempio: tra le sciocchezze varie che furono dette ma tanti anni fa, non sto facendo riferimento a casi recenti, perché io li sentivo quando studiavo teologia, c'era la famosa questione che ritorna sempre in tante salse differenti, no? Dei divorziati risposati. Possono fare la comunione o non possono fare la comunione, a destra e a sinistra, no? Allora, che succede? Vedete come ogni discorso, qualcuno diceva, no, considerando le situazioni particolarmente complesse di certe tragedie matrimoniali, d'accordo? E il dubbio fondato che uno possa avere, che ci sia un matrimonio, cioè, il giudizio se possono fare la comunione oppure no, spetta alla coscienza della coppia divorziata e risposata, e addirittura il sacerdote o la chiesa non possono entrare in questo, perché c'è la coscienza e la coscienza deve essere seguita. Allora è chiaro che qui siamo completamente fuori strada, perché la coscienza non può mai e per nessun motivo, mai e per nessun motivo, andare contro la legge positiva di Dio. Ora, in questo caso, cioè, quella che è la volontà di Dio, la legge di Dio, è proprio certissimo, non c'è nessunissimo dubbio, perché la volontà di Dio è che il matrimonio lecitamente, validamente sigillato in chiesa sia uno, punto. Ci possono essere 100 miliardi di, come dire, di situazioni o di problematiche borderline, capito? Per cui non si può mai infierire sulla persona o giudicare la persona, che ha giudicato soltanto la sua, ma da un punto di vista oggettivo, cioè, un discorso di questo genere non può reggere, perché la coscienza non può mai andare contro una legge positiva di Dio e quindi non può essere invocata a sproposito, ma deve essere sempre invocata a proposito, non a sproposito. Però quando è invocata a proposito, la coscienza è il termine di riferimento supremo a cui noi dobbiamo rispondere, perché è nella coscienza che si manifesta la voce di Dio. Bisogna imparare a distinguerla. La coscienza è una cosa diversa dalla nostra volontà umana, quindi dai nostri desideri,
non possiamo scambiare la coscienza per quello che ci va di fare e siccome ci va tanto di farlo, lo attribuiamo alla nostra coscienza, quindi concretamente bisogna fare molti distinguo e fare molta attenzione. Ecco, però dobbiamo essere presenti e attenti in questo. Ora, fuori di questi casi, quindi fuori dei casi di coscienza, tuttavia, e questo è ciò che hanno sempre insegnato i santi, l'ubbidienza anche alle autorità costituite non solo che è un atto di virtù, ma è un atto di virtù molto importante, nel senso che a detta e a parere quasi unanime di tutti, l'ubbidienza è l'unica virtù che il diavolo non è capace di simulare. Perché il diavolo è il disobbediente per antonomasia, il disobbediente a Dio per antonomasia. Quindi è quello che non si piega. Attenzione, il peccato originale di Lucifero non è stato semplicemente ribellarsi a Dio uno e trino. No, lui ha rifiutato di prestare ubbidienza al verbo incarnato nella veste di uomo. Questo è un pochino più complicato, e di prestare venerazione a colei che sarebbe stato lo strumento di questa operazione, che è una pura creatura umana, tra l'altro, quindi molto inferiore a quella angelica. Ecco perché qui c'è una prova, c'è una prova del 9, no? Ed ecco perché se uno legge le vite dei santi e vede anche gli schemi, per esempio, della grande tradizione religiosa, no? Se uno legge le lettere di Padre Pio quando raccontava qualcosa, quel poco raccontato sul suo noviziato, tutte le prove dell'obbedienza terribili, se non c'avevi la vocazione scappavi, te la davi a gambe, perché l'obbedienza religiosa è proprio uno strumento di distruzione totale, proprio uno strumento di distruzione di massa che ti distrugge completamente la superbia, l'orgoglio, l'amor proprio. Quindi, in una, come dire, in una vita religiosa, come dire, sana, tonica, quindi fervente, di osservanza, lì su questa cosa si è provati in maniera molto, molto forte, no? Ecco, quindi spero di essere stato chiaro su questo delicato argomento. Quindi, da un lato, conservare sempre la nostra libertà di coscienza e il nostro confronto con la volontà di Dio per come la percepiamo. Dall'altro, ricordare che fuori dei casi, ripeto, in cui c'è un peccato oggettivo, in cui l'autorità va oltre i suoi limiti, oppure emette un ordine palesemente ingiusto o contrario ai divini voleri, fuori di questi casi, l'ubbidienza è garanzia di virtù e preservazione dalla superbia. Perché di Gesù Cristo si dice nella Sacra Scrittura che è stato ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Mentre che il disubbidiente per antonomasia, colui che si oppone, colui che dice no, colui che dice non ti servo, è il diavolo. Detto questo, non è tanto difficile comprendere da che parte ordinariamente dobbiamo noi figli di Dio situarci. Simili all'obbedientissimo e all'obbedientissima Maria Santissima, ecco, ubbidienti sempre a Dio e a tutti quelli che lo rappresentano legittimamente, salvo i casi che, ripeto, ho cercato, sperando di essermi spiegato e di essermi fatto ben comprendere, di tratteggiare. Ci vediamo se ti vuole la prossima settimana, che Dio vi benedica e che la Madonna
sempre vi protegga. A presto, carissimi.